Domani mattina, martedì, davanti al Palazzo dell'ex provincia di Ragusa, le famiglie degli studenti disabili protesteranno perché Libero Consorzio non ha i fondi per garantire il trasporto di questi ragazzi nelle scuole. Uno spettacolo già visto, ma sempre tragico. Lo afferma il senatore Giovanni Mauro, attuale commissario provinciale di Forza Italia. Da anni ormai, sostiene Mauro, arrivati a settembre si ripresenta il solito problema. Ma è mai possibile che questi ragazzi debbano assistere allo spettacolo indecoroso dei propri familiari, costretti ad azioni di protesta per ottenere ciò che spetta loro? Chiedono solo che venga garantito il loro diritto di poter andare a scuola. Invece la riforma delle province è ancora al palo. La regione non dà liquidità sufficiente a Liberi Consorzi, mentre lo Stato esercita un prelievo forzoso pesantissimo nei confronti di enti già in difficoltà. Per il senatore Azzurro saranno dunque giorni duri di scontri, accuse e assoluzioni, ma alla fine, rascando il fondo del barile, qualcosa si riuscirà a trovare. A discapito però dei lavoratori del Libero Consorzio, conclude Mauro, che già sanno di avere le retribuzioni a rischio. Il colpevole di tutto ciò? Il governo Crocetta, con la complicità del governo Renzi.